Dico solo brevissimamente una cosa di carattere generale, che ha ragione perfettamente l'assessore Leon, dicendo che questo, il principio che informa la costruzione di questo programma, così come quello dell'altro anno, prende vita dalla idea stessa del Torino Jazz Festival, il cui anelito è quello di certo procurare al pubblico un gran divertimento con artisti che non vede tutti i giorni e possibilmente di alta caratura, di alto profilo ed internazionali. L'altro però altrettanto, l'altra priorità altrettanto grande, evidente, è quella di non sfrattare le comunità culturali residenti, perché questo è un grave errore che nel passato è capitato così, random, in regione, in città, cioè l'osservazione dell'esistente. La comunità del jazz, come testimonia per esempio il concerto dei decani che avrà luogo ad Asti, tre decani del jazz piemontese, Dino Piana, celeberrimo trombonista che componeva il trio Valdambrini, basso Valdambrini Piana, basso abbiamo dedicato un memoriale a cura della Torino Jazz Orchestra di Fulvio Albano l'altro anno proprio all'Alfieri. Quindi Dino Piana, Gianni Coscia che è un po' il patron della serata, grande fisarmonicista alessandrino, e Enrico Rava, torinese di origine, che si incontrano da buoni e vecchi amici che hanno cominciato a suonare jazz conoscendosi nelle cantine e ciascuno ha avuto un'evoluzione. A tenerli insieme un loro grande amico, Pupi Avati, che ha cominciato la sua carriera artistica come clarinettista e, come ancora racconta dolorosamente, perché è un problema che non ha mai superato, fu rimpiazzato dal proprio gruppo, nel gruppo nel quale suonava, da Lucio Dalla, che era un giovanotto emergente, talentuosissimo, grande virtuoso di clarinetto, e ancora ce l'ha raccontato insieme quando l'abbiamo incontrato al Festival del Cinema, con questo smacco. Quindi, per esempio, questo solo, lo dico solo perché a testimoniare il passato c'è una grande radice, quindi le comunità jazz esistono in ogni provincia, in ogni luogo, hanno una loro particolarità, delle vocazioni diverse, alcuni attengono al jazz delle origini, altri hanno amore per l'esperimentazione, e quello che abbiamo cercato di fare è di non stravolgere la loro vocazione originaria e esaltarla invece con gli strumenti che sono intervenuti. Grazie a Piemonte Dal Vivo, grazie a Torino Jazz Festival e a tutti gli enti che le hanno accolti e che le hanno supportate come i nostri carissimi sostenitori. Grazie.